calabrese, la polenta delle castagne. Questi sono i bomboloni. Tutti per l'uomo. Non fatti che sarà 15 giorni. Fresca, fresca. Sì. Allora, 6 etti di farina. 2 patate, ma se sono piccole anche 4 patate, se fanno lessare queste patate, 4 uova, 2 cucchiai di zucchero, 50, qui c'era 50 lire di lievito, quanto è stata scritta questa ricetta? 50 lire? 50 lire, sì, ci vuole un quadretto di lievito di birra, un bicchiere di latte, 30 grammi di burro, un pizzico di sale, un limone grattugiato o anche strizzato, insomma. Fare lievitare circa 2 ore. Anche queste dopo si spianano e poi con un bicchiere, dopo spianato, si tagliano. Il bicchiere si mette sul bicchiere nella pasta, si tagliano e si rimettono su un vassoio con la farina sotto a lievitare al caldo se possibile. E dopo vengono belli e gonfi, si gonfiano. E anche questi si mettono a friggere sempre su l'unto. Mi raccomando, l'unto, quello, ripeto ancora, unto nuovo, non è sempre quello delle ricette di prima, l'unto si cambia, butta via solo la concimaia. E poi, fammi solo la concimaia se vuoi. E poi queste cose, se bomboloni, sullo zucchero, se passano su una insalatiera con lo zucchero, e poi con un cassapò, come si chiama quell'affare che zaccapò, si fa un bel zucchero e si riempiono con la crema e sono speciali. E uno li mangia. E uno li mangia, certo. Un applauso, qui Santafiore mangiato, più che non posso dire questi nomi, però Santafiore mangiato va bene. Sono tutti quasi, tutti come l'hanno presi tutti i nomi in cucina, quello è mangiato, grazie, fresco. Allora Natalina, però unto è mangiato, vedi però Tommaso che vecchia volpe. Allora Natalina, dico io, ma questa polenta di castagne a Caprese, le castagne la fanno da padrone, questo più o meno lo sanno tutti, perché in realtà era un piatto povero, questo va detto, no? In realtà noi tutte le mattine per colazione c'era la polenta. Nella mia famiglia c'era poco da fare. La su bella polenta dolce, o la faceva un povero babbo, quegli uomini la facevano, perché una fatica fare la polenta. Anche adesso io l'ho fatta un paio di volte, ma l'ha fatta al mio nipote là, e l'ha fatta Francesco, l'ha fatta. C'è un altro nipote che è qui che ci guarda, giustamente, l'ho individuato. Perché è una bella fatica, anche lì cosa. Allora, girata con il mestolo. Il mestolo, ma rasagnolo è meglio. Rasagnolo? Questo rasagnolo più cortino. E allora una bella pentola piuttosto alta. Sì. Un paio di litri di acqua, tanto che dopo viene scolata, quella in più si leva. E, non so, un chilo di farina. Farina setacciata. Tutta farina di castagne? Sì, tutta farina di castagne. Ce ne tanti che ce la mettono anche lì, ma a me non mi piace assolutamente, perché perde il sapore. Vietato, solo castagne. E questa farina si mette su tutta una montagna, non è che si gira come la polenta di Gran Turco, tutta una montagna questa farina, poi col mestolo si fa un bel buco in mezzo, in mezzo, lei via a bollire piano piano piano, in questo buco ci si mette un bel pizzicotto di sale, una bella manciatina di sale. Senti Ganzo, sì, in questo buco dentro, perché il sale si assorbe, si scioglie e prende tutta la farina, insomma. E quando l'importante è che il bollore dell'acqua non superi la farina, che resti fuori la farina. È difficile comunque, difficile, nel senso bisogna stare attento al gas e al fuoco. Prima si faceva sul paiolo, al focolare. Quindi. Oh, il paiolo glielo dica che, perché parecchi non lo sanno. Sul focolare questo paiolo era una pentola di rame. Una pentola di rame attaccata alla catena, col suo bel fuoco sotto. E lì si regolava il fuoco, perché se cavava il legno ci si mettevano, insomma, come si regola il gas, Più o meno. Più o meno. Questa polenta, non deve, quest'acqua non deve superare mai la farina, deve rimanere dopo circa 40 minuti ci vuole di cottura. Se sente con i diti così, quanto la farina attacca ai diti, si vede che la polenta è cotta. Va toccata. Sì, diciamo, va toccata. Che la manualità è importante, va toccata, sì, la farina. Se la farina è viscida, si deve attaccare come se fosse molla, come se fosse bagnata. Sì, sì. E poi si scola in un pentolo pulito, perché quella farina, quell'acqua può darsi che ci rivoglia anche. Si scola quest'acqua e poi si comincia a girare con questo mestolo, con la forza, perché ci vuole la forza. Quindi il nipote entra in campo, perché la forza ci vuole, i nipoti servono a quello. Desfare tutti quei grumini che ha fatto, girarla bene bene bene, che venga come una buona, che posso dire, una buona crema, ma bella dura, ecco. E poi con una spatolina si cerca di accostarla giù al fondo della pentola
di farla bella, unita, insomma. Pure no, anche con le mani, quando c'è le mani pulite va bene anche con le mani. Le mani fondamentali pulite. Si accosta giù, bene bene. E poi si rimette sopra il gas e si sente come un pochino e si stacca. Poi ci vuole un bel vassoio o la spianatoia meglio e si rovescia sulla spianatoia. Poi il filo, ci vuole il filo per tagliarla. Ah, sicuro la sapevo, per tagliarla ci vuole il filo. Ci vuole il filo. Il filo delle spagnolette, il filo di Rocchetto come una volta. Si chiappa la nostra fetta e si fa tutte le nostre fettine. E ci vuole un bel, un bel tegame di carne di maiale. Il maiale, come si diceva, non va mai, poi se butta niente del maiale, ci si fa anche la polenta di castagne, la salsiccia, le costoline con gli odori, lo smalto e l'unto che ha fatto. E l'unto che ha fatto la carne, un goccino d'olio basta. Certo. E poi una bella ricotta. Anche la ricotta? La ricotta fredda e speciale. Ma ascolti Natalina, ma la polenta di castagne, io sapevo che si può mangiare anche dolce, no? In realtà, senso, questa è la ricetta, salata, però la ricetta salata, ma si può mangiare anche così, tanti la fanno anche per dolce, la mangiano. Quindi da piatto povero è diventato un piatto ricercato. Ricercato. Lo fanno anche al ristorante 20 euro. E come no. E poi dopo si avanza, si fa le nostre fettine e si frigge, anche lì si attorna a friggere la ricotta, si frigge la polenta un'altra volta, che è buonissima. Io l'ho fatta la settimana passata, loro possono dire com'era. Dimmelo Luca. Era buona anche fritta. Buonissima. Buona anche fritta. Sì, infatti la domanda che volevamo fare tutti è quanto ci invita? Purtroppo, insomma. Va, metta al lavoro sti due giovani qui, questo. Sì. Belli, grandi. Io direi che nonna Natalina ci ha spiegato veramente tutto. Più che un applauso. Grazie. Ma guarda, ci ha fatto tanto piacere. Grazie mille. L'abbiamo scomodata da casa. Io lo faccio più che volentieri. Poi c'è questo qui che mica mi fa bene avere un attimo. Mi fa bene avere mica un c'è questo qui. Lo sai che la sera quando sono lì, io sulla mia poltrona che si sta per mangiare. Nonna, facciamo un video, fa un video. Ridi, devo ridere per forza quanto non voglia di ridere. Questi sono i fuori onda che di solito non ci sono, ma giustamente l'ha detto Luca. Lo sapevamo. Quindi grazie Natalina davvero. Prego, e grazie prego, anche a Carlo. Gli do un bacino. Grazie, mi saluti l'Antonietta. Sì, gliela saluto. Volentieri, grazie, un altro applauso. Grazie, e noi ci rivediamo oggi pomeriggio alle 16, grazie. Quindi un paio d'ore tirate con gli ultimi due ristoranti di Sansepolcro. Buon pranzo. Grazie a tutti, grazie.